Ciao Ciro, come sempre, ciao e grazie naturalmente al nostro sponsor, ovvero Autospazio, qui a San Zeno Naviglio. Nel frattempo che mi aprono la vetrata, andiamo a vederci i filmati della settimana. Nel Brasile, giocherà nel Brasile, c'è il della Urbero. Sarà un po' duro, però vedremo andando avanti. Fa, perché giocare in Serie B giorno d'oggi non è che ci vuole Einstein. Ecco, comincia anche. No, stiamo con i piedi per terra. Allora. Non chiamatelo più il vecchio, chiamatelo il grande Puffo. Dai, un po'. Ma uno, quando gli dicono vecchio, si offende? Ma io no, assolutamente no. Perché no, doveva qui... sapere come mi chiamavo e tutto. No, tu sei un professionista e devi criticare uno che ci mette la faccia, oppure, come noi giornalisti, la firma sul giornale, devi fare il nome. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and when she passes, each one she passes goes ah. Abbiamo operato con un acquisto abbastanza solido, quale può essere il Silvini, un giocatore nonostante sia giovane, è un giocatore già di una certa esperienza. Pace e bene invoca l'ormai celebre padre Lisandrini, frate Cappuccino, popolarissimo a Roma, anzi alla Lazio, perché il padre Lisandrini, per chi ancora non lo sapesse, porta il saglio bianco-azzurro e il padre confessore dei giocatori della Lazio, come dimostrano bene queste immagini dove confessa non un giocatore, ma un'atletica giocatrice. Per la cronaca siamo andati a pescare la squadra della Lazio al completo, frate compreso, in un locale notturno romano. Si riesca il sale bu, ma si riesca il sale bu, ma si riesca il sale bu. Anche per questa settimana Ciro Autospazio a San Zeno Naviglio ci ha offerto la zona Zani della settimana. Alla prossima!